Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi, in Italia, Milan, in Europa, Milan, e dovunque Milan, per sempre rosso-nero, in Italia, Milan, in Europa, Milan, dovunque Milan, per sempre rosso-nero. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione al canale, campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video, pollice in su per il tringa e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, come vi avevo promesso, torna la rubrica 7, quella che va un po' a ripercorrere la storia europea del nostro grande Milan. Andiamo alla seconda vittoria della Coppa dei Campioni, stagione 68-69, il Milan è quello del Parón Nereo Rocco, un Milan stellare che tornava dopo qualche anno che non era andato benissimo, una finale giocata a Madrid, al Santiago Bernabéu, di fronte ad oltre 30.000 persone, e il Milan in questa camminata verso la finale di Madrid andava ad affrontare delle squadre del blasone di Malmo, Benfica e Celtics, per poi andare in finale a giocarsela contro il Manchester United e arrivare in finale contro un Ajax dai tanti campioni. Allora, una partita che va subito a partire con l'acceleratore pigiato al massimo per il Milan, che al primo minuto va subito a colpire un palo con Pierino Prati. Pierino Prati che porterà in vantaggio la squadra rossonera 6 minuti dopo il palo. Un Pierino Prati che sarà veramente il mattatore di questa partita, ma lo vedremo andando avanti nel racconto. Il Milan, prima della fine del primo tempo, va a siglare un altro gol, sempre con Pierino Prati, che firmerà la sua doppietta con un grandissimo assist di Gianni Rivera, un altro dei giocatori che veramente in questa partita darà sfoggio di tutta la sua eleganza, di tutto quello che Gianni Rivera era per il Milan in quei tempi. Inizia il secondo tempo e l'Ajax prova a mettere il muso davanti, cerca di arrivare in area di rigore del Milan e riuscirà a prendersi un calcio di rigore. Dopo che siglerà il calcio di rigore portando il risultato sul 2-1, una decina, 12 minuti dopo il calcio di rigore, Sormani siglerà il 3-1 per il Milan. Un Sormani veramente che univa forza, quantità, qualità, tanto in questo Milan, un Milan veramente di grandissimi campioni, di grandissime stelle e soprattutto di grandissime bandiere. Il Milan andrà avanti a giocare questa partita facendo una partita spettacolare, giocata ad altissimo livello, sotto tutti i punti di vista, fase difensiva, fase d'attacco, una partita eccezionale. Al 75esimo finalmente il Milan chiude i conti con un altro gol di Pierino Prati, Pierino la peste Prati, che andrà a firmare la sua personale tripletta in questa gara, portandolo veramente nell'Olimpo del calcio, un giocatore indimenticabile, un giocatore con i nostri colori cuciti addosso, una vera icona per tutti i tifosi del Milan. Grazie Pierino che da lassù ci guardi e ci fai fare quello che stiamo facendo tutt'oggi. Dopo il 75esimo il Milan potrà iniziare a festeggiare questa sua seconda Coppa dei Campioni, che è quella Coppa dei Campioni che dà al Milan quel suo blasone europeo, perché veramente il Milan dopo questa partita sa che l'Europa diventerà la sua casa. È solo l'inizio per il Milan perché sappiamo tutti benissimo quello che diventerà poi la Coppa Campioni successivamente Champions League per il Milan. Il Milan che andrà a vincere questa Champions League a differenza di altre squadre che arrivano sempre lì ad annusare, a sentire il profumo di questa Coppa, ma che poi non riusciranno mai a mettersi addosso veramente questo grande blasone. Quindi ragazzi, con questa rubrica vado un po' a ripercorrere quella che è la storia del nostro Milan, un Milan fatto di grandissimi campioni, di grandi allenatori, perché ragazzi, tanto bisogna soffermarsi tanto su quello che fu Nereo Rocco per questo Milan. Nereo Rocco fu veramente
un allenatore capace di portare grandi idee, ma soprattutto un innovatore per il calcio, perché se c'è stato un innovatore nel gioco del calcio è stato proprio Nereo Rocco. Oltre a tutti gli altri che ha avuto il Milan, ma veramente Nereo Rocco portò tanto, tanto, tanto di nuovo nel calcio. Niente ragazzi, il racconto finisce qua. Dal prossimo racconto sicuramente andranno ad allungarsi un po' i racconti perché verranno, queste sono coppe vecchie, importantissime, ma che io non ho vissuto in prima persona. Quindi il racconto viene da quello che posso leggere, da quello che posso vedere nei video. Nei prossimi racconti sono tutti racconti che io ho vissuto personalmente o che ha vissuto qualcuno di vicino a me, quindi saranno racconti un po' diversi, racconti un po' più di vita vissuta. Ragazzi, ricordiamoci sempre che il Milan è a livello europeo una squadra con un blasone grandissimo ancora oggi, che è tanti anni che non vince in Europa. Ma ricordatevi soprattutto questo, che la storia è fatta per essere ricordata e per essere raccontata. E se delle persone possono raccontare una storia, perché vuol dire che una storia ce l'hanno. E ricordatevi che il tifoso rosso nero ha tanto da raccontare perché ha vissuto tante, tante belle vittorie. Quindi sempre con il Milan nel cuore, sempre col diavolo in fondo al cuore e sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ragazzi, prima di chiudere, un aggiornamento su Gabbia. Gabbia penso che ormai sappiate tutti, l'ho messo anche in community. Ha contratto il Covid, quindi un'ennesima tegola per il Milan, ma soprattutto il rischio che questo campionato si fermi un'altra volta. Un rischio che oltre al campionato va anche a toccare la vita di tutte le persone, perché davvero si sta rischiando un ennesimo lockdown. In questo canale non parliamo d'altro, parliamo solo di calcio, però era una questione che era giusto dire ed era giusto raccontarvi. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, ci vediamo stasera in live alle 21:30. Vi voglio bene a tutti, sempre forza diavolo.